Presidente Saviano, si avvicina il conto alla rovescia, lo start per l'edizione di Sport Days 2023, tanta attesa per un evento che da anni rappresenta un punto di riferimento non solo per gli sportivi. Beh, intanto si contraddistingue Sport Days per, credo io, una metodologia corretta dello sport, uno sport aperto a tutti, uno sport che apre anche ad altri settori della società, in quanto è molto presente anche l'associazionismo, ci si discute su che cosa fare, su come organizzarsi, e questo si dovrebbe fare in ogni dove, soprattutto nelle zone interne, per fare la nostra piccola battaglia contro la desertificazione delle nostre zone. Quest'anno ci sarà anche la novità della presenza del Conservatorio di Domenico Cimarosa di Avellino, con il quale abbiamo chiuso un accordo attraverso una convenzione. Faremo una tappa al chiostro del Loreto per un convegno appunto sulle tematiche sportive delle zone interne e tutte le altre attività delle discipline sportive associate, degli anni di promozione e delle federazioni sportive, nonché tutto l'associazionismo. Naturalmente ci saranno anche dei comuni che parteciperanno a questa attività e la parte più grossa la faranno sempre i più piccoli con giochi vari. Qual è il messaggio dell'edizione di quest'anno di Sport Days che partirà il 1° giugno? Ma il messaggio secondo me per quello che sta succedendo deve essere soprattutto quello dell'ambiente. E il Parco Manganelli è proprio la location adatta che se ne dica per trasmettere questo messaggio attraverso appunto la conoscenza della nostra natura, attraverso la valorizzazione di quello che è il Parco Manganelli Santo Spirito, dico il doppio nome perché viene conosciuto più come Santo Spirito che come Manganelli, che ricordiamo che è il compianto capo della polizia appunto di origini irpine. E quindi dicevo, lo sport è la famiglia che si ritrova nel parco, che gioca, fa sport, vive assieme alcuni momenti in libertà all'aria pura.